Ragazzi, buongiorno, nuovamente con Luigi Maldera. Ciao, buongiorno. Esperto di capoeira e personal trainer, lavora a Milano. Lascio comunque i suoi contatti qua sotto nella descrizione del video. Oggi con Luigi gli ho chiesto di farmi vedere degli esercizi specifici di rinforzo per i muscoli della parte superiore, presi un po' dalla sua disciplina della capoeira. Giusto? Giusto. Quindi ci porti un po' di esercizi che fate voi. Esatto, vi faccio vedere oggi tre esercizi, ne esistono tantissimi. Andiamo su una difficoltà, diciamo, abbastanza bassa, ma che comunque molto molto efficienti. A livello di ripetizione, alla fine del video vi dirò come lavorare, vi darò degli esempi di ripetizione di serie, tempi di recupero da utilizzare su questo tipo di esercizi. Bene, andiamo a vederli, va? Iniziamo. Facciamo faticare, no? Okay. Dai. Ok ragazzi, primo esercizio, andiamo a incastrare il gomito sui fianchi e andiamo a lavorare sempre bene la parte alta. Scendiamo e incastriamo il gomito, tocchiamo la testa col pavimento e spingiamo e torniamo a posizione di base. Destra, stessa cosa, tocchiamo e torniamo. Movimento molto utilizzato anche nella break dance, a livello della danza. Va. Che in realtà, quando scendo, se a livello tecnico siete a posto, io potrei rimanere qua, tutto il peso è scaricato sull'avambraccio e non faccio neanche fatica. La fatica è nel scendere e nel risalire. A rimanere qua potrei anche staccarmi. Vi assicuro, questo primo esercizio lavorate tanto spalle e pettorali. Il fiato, lo sentite, c'è un po' accelerato. E come vi ho detto, occhio, riscaldatevi molto bene i polsi prima di fare questo esercizio e provatelo molto piano. Vi rifaccio vedere un dettaglio. Quando andate giù, appoggiate il ginocchio. Quindi appoggio la mano, piego, mano, arrivo verso l'esterno, incastro il gomito e posso appoggiare le ginocchia, che diventa più facile. Poi posso staccarmi, ok? Prestate attenzione a questo dettaglio della mano e dovete creare un angolo a 90 gradi. La posizione a terra è questa. Una volta che siete giù, che avete incastrato, il peso viene scaricato sull'avambraccio, ok? Quindi in teoria fatica relativa se lo fate nel modo corretto. Vediamo il secondo esercizio. Questo esercizio qua andiamo in una mezza verticale, questo tipo, e andiamo a fare un cambio di gambe. Andiamo giù e scambiamo un passo in avanti, tac, e cambiamo gamba. Ok, qua possiamo fare avanti e indietro, poi quando iniziate a padroneggiare il movimento potete aumentare gli scambi. Posso andare giù, fare più di farne due, posso andare avanti, farne un po' di più. Man mano che andate avanti, padroneggiate sempre di più. Ovviamente lavorare in questo caso vi consiglio di lavorare in parallelo le verticali, le handstand, che sono fondamentali per fare, ma comunque questo esercizio non portate completamente sul bacino, quindi non c'è il rischio di ribaltarvi, rimanete comunque col bacino basso, lavorate su questo cambio di gambe e il peso comunque lo spostate comunque sulle braccia, quindi lavorate comunque la parte alta, assolutamente. Può essere un esercizio propedeutico per la verticale, per esempio. Vediamo il terzo esercizio. Terzo esercizio. Qua chiediamo tanta coordinazione, è un cambio di direzione, ok? Vi do l'esempio. Ok, andiamo al rallentatore. In questo caso vado semplicemente a fare un giro a 180 gradi. In questo momento io sto guardando in questa direzione. Vado a posizionare le mani in questo modo, cioè nel senso in cui io vado a girare, le mani guardano lì dove devo andare e vado semplicemente a slanciare la gamba, ok? Quindi il piede destro va a prendere il posto del piede sinistro e viceversa. Io guardo di qua, le mani vanno giù, guardano
la direzione dove giro, il piede destro prende il posto del piede sinistro e guardo qua, ok? E lo faccio, e lo andiamo a ripetere. Esercizio molto efficace a livello preparazione atletica, ve lo garantisco. In questo caso, allora, per questo esercizio vi consiglio 10 ripetizioni, ripetuto dai 3 volte in su, dipende da voi, 3, 4, anche 5 volte, ok? Magari all'inizio già dovrete capire il movimento. È un movimento abbastanza semplice sostanzialmente, ma dovete provarlo, perché tra la teoria e la pratica delle volte è un po' diverso. Quindi 6 ripetizioni o 10 in base alla vostra preparazione per 3 o 4 volte, ok? Nell'altro esercizio che avevamo visto dell'handstand, del cambio gambe nell'handstand, vi consiglio anche qua una tranquillamente una decina di ripetizioni. E anche qua lo andate minimo 3 volte a salire fino ad arrivare anche un 5 volte, 5-6 serie, va anche bene, ma partite con una base di 3 serie con 10 ripetizioni. A livello dello scambio dei piedi, se riuscite a farne 10, riuscite a farne 20, vuol dire che state padroneggiando praticamente un handstand, quindi siate orgogliosi, siete felici perché avete superato un bel livello. Poi a livello di primo esercizio invece mi servirà un po' di tempo per capire la tecnica, ok? Per come appoggiare. Tante persone vanno non capiscono questo incastro con il gomito, quindi vanno, diciamo, appoggiano la mano e lasciano il gomito fuori. E qua andiamo a lavorare tutto di forza. Va bene se fate un lavoro di forza, ma non è quello che stiamo lavorando oggi. A livello tecnico devo incastrare questo gomito, ok? E qua vi assicuro che non sto facendo fatica, sono in equilibrio ma non faccio fatica. La fatica è nel scendere, incassare e tornare su e spingere, ok? Quindi lavorate un po' questo esercizio, capite la posizione, andate lì a ripeterlo 5-6 volte, 3 volte per braccio. Se sentite ovviamente dolore ai polsi, riscaldatevi bene prima, fermatevi, perché i polsi, diciamo, un'articolazione che bisogna stare attenti, soprattutto perché qua andate a mettere praticamente tutto il vostro peso, quindi prudenza, scaldatevi bene, andate a fare 5-6 ripetizioni, non di più, per sempre uguale, è una base di 3 serie. Recupero un minutino, c'è bisogno di esagerare. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto. Venite a vedermi sui miei canali, Facebook e Instagram. Scrivete qualche commento su cosa pensate di questi esercizi, se vi sono piaciuti, se siete riusciti a farli, e ci vediamo una prossima volta. Ciao!